Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Con il tutorial di oggi voglio iniziare una serie di puntate dedicate al colore. Perché il colore? Perché il colore rappresenta forse l'elemento più difficile da gestire all'interno della nostra post-produzione, perché le varianti, le variabili sono tantissime. Ma poi perché mi avete fatto anche molte domande riguardo al colore. In realtà mi avete chiesto di parlare del colore relativi magari a un pannello piuttosto che a un'altra tecnica, Photoshop e quant'altro. Allora, io ho una mia idea e quindi è quella che vi spiego, cioè che prima di tutto bisogna imparare a fare a usare meglio il colore, manipolare il colore partendo dalla parte dello sviluppo. In Lightroom in questo caso, ma potrebbe essere fatto con qualsiasi altro programma di sviluppo, Capture One, Exposure, Luminar Neo, qualsiasi programma, bisogna imparare a usarlo bene e tirare fuori il massimo per quanto riguarda la gestione del colore. Perché? Perché generalmente lavoreremo su file RAW, non nel caso di questo tutorial, ma è lì dove abbiamo tutte le informazioni raccolte dal nostro sensore e quindi tutto quello che riguarda il tono, luci, ombre ed esposizione e ovviamente colore. La parte del colore rappresenta un argomento enorme in post-produzione e non riguarda solo la fotografia, anzi, riguarda tutto il mondo, ad esempio, del cinema, della grafica, della pubblicità. È veramente una vera e propria scienza quella del colore. E quando ho deciso di partire con dei tutorial dedicati al colore, mi sono chiesto: ma devo partire dalla parte di teoria o meglio partire dalla pratica per poi arrivare alla teoria? Beh, alla fine ho deciso di adottare, diciamo così, una didattica di tipo anglosassone, cioè partire dalla pratica per poi arrivare alla teoria. Questo di solito nella nostra cultura, occidentale avviene il contrario. Pensiamo quando abbiamo studiato musica, per chi di noi l'ha fatto, prima si studiava la teoria e poi si prendeva in mano lo strumento. Beh, adesso si fa esattamente il contrario. Quindi ho deciso di partire da Lightroom per poi andare a vedere un po' di tecniche anche all'interno di Photoshop, dove gli strumenti lì sono tantissimi per manipolare il colore, e infine andare a parlare della teoria del colore, in modo di avere la consapevolezza che quello che andiamo a fare è quantomeno corretto, o perlomeno abbiamo una strada maestra da seguire. Ma prima di iniziare il tutorial dobbiamo fare una distinzione, cioè dobbiamo capire bene cos'è la color correction dal color grading. Oggi parleremo di color correction, che come dice la parola stessa, pur essendo in inglese, significa correzione del colore. Vari sono gli strumenti che all'interno di Lightroom possiamo utilizzare per fare la correzione del colore. Oggi ne vediamo qualcuno in alcune situazioni un po' particolari. Le foto su cui andremo a lavorare oggi saranno queste e sono situazioni di vita, diciamo così, reale, dove abbiamo vari problemi e che cercheremo di risolvere nel migliore dei modi utilizzando solo e unicamente Lightroom. La prima immagine sulla quale andremo a lavorare sarà questa foto presa presumibilmente durante il Twilight. Io usando principalmente Sony ho il problema che durante il Twilight la macchina non sa esattamente il bilanciamento del bianco quale sia il migliore. In questo caso specifico abbiamo varie possibilità: o andiamo a utilizzare il metodo cosiddetto occhiometrico, dove praticamente io con la temperatura vado a modificare il mio bilanciamento del bianco, ad esempio questo. Oppure posso andare con la pipetta, andare a cercare un colore neutro, grigio, più o meno questo qui, faccio clic e appunto avrò un bilanciamento del bianco automatico che poi posso andare ovviamente a sistemare successivamente. Quindi la prima color correction che ci capita di andare a usare è sicuramente il bilanciamento del bianco. La nostra macchina fotografica non sempre riesce a capire qual è il bilanciamento del bianco migliore possibile. Abbiamo la possibilità di avere un menu dove ho il settaggio personale, automatico e originale. Questo perché sto lavorando su un'immagine di tipo JPEG. Se avessi un'immagine di tipo RAW, avrei altre voci su quali posso andare a lavorare.
Un altro caso invece è ancora una volta in twilight, potrebbe essere tramonto, inoltrato, alba, dove ancora una volta la nostra macchina fotografica magari non capisce esattamente qual è il bilanciamento del bianco ottimale, oppure noi abbiamo un'idea dell'immagine diversa da quella che ci dà la macchina fotografica. Supponiamo che in questa foto il bilanciamento del bianco sia anche corretto, però io voglio dare magari più un senso di notte. Allora in questo caso la color correction è di tipo creativo, perché sarò io che andrò a muovere il bilanciamento della temperatura o della tinta, ok, in base appunto alle mie necessità, e avrò praticamente un'immagine diversa, con un colore particolare, dato dal fatto che la mia visione è di questo tipo. Quindi non solo color correction intesa come correzione colore, ma anche come correzione dell'immagine che io vedo e sento al momento dello scatto, o perché no, anche dopo. Andiamo a lavorare adesso su una tipica immagine fatta di giorno, dove generalmente si portano le persone all'ombra e magari sotto delle foglie. Cosa succede? Che la luce filtrando attraverso le foglie fa sì che la pelle del nostro soggetto sia verdognola, giallo-verde, che è veramente una cosa disastrosa. In questo caso la correzione avviene ancora una volta attraverso la tinta, dove ho la possibilità di avere a sinistra il verde, a destra dare una dominante magenta. Per togliere una dominante devo mettere la sua opposta, quindi in questo caso porterò a destra il mio cursore, quindi vado a introdurre un po' di magenta per avere la rimozione del verde sulla pelle della mia ragazza. Con il tasto Y vado a vedere il prima e dopo, e questa è l'immagine con la dominante verde, questa con la dominante invece corretta. Posso scaldare un pochettino di più l'immagine per renderla un pochettino più calda, ma ho eliminato il problema della dominante. Attenzione che in Lightroom, quando agisco in questo modo, agisco sempre non in modo mirato come quando posso lavorare all'interno di Photoshop, ma la mia correzione avviene su tutta l'immagine, quindi questa è una cosa da tenere ben presente. Ora, il verde di queste foglie, che sia un po' diversa dalle foglie originali, il colore sinceramente poco mi interessa. Mi interessa molto di più che la parte del viso della ragazza sia credibile. Sotto il collo qui abbiamo una dominante un pochettino magenta, quindi questa la posso risolvere magari inserendo un pennello. Qui inserisco un po' di verde nel pennello, flusso e densità non troppo alto, ok, e provo a eliminare il magenta, al contrario di prima, inserendo un po' di verde. Ecco, questo è il prima e questo è il dopo, e quindi la nostra bella foto, ecco che è sicuramente corretta. Andiamo a lavorare questa volta su qualcosa di più difficile, di più complicato. Questa è un'altra immagine che tipicamente ha una dominante rosso magenta sulla pelle. I motivi possono essere tantissimi, perché magari vicino alla ragazza c'è un muro che fa una rifrazione di luce, una riflessione meglio di luce, e che ne so, ci dà questa dominante sulla pelle che dobbiamo andare a togliere. Qui non si tratta di lavorare con la temperatura o il bilanciamento del bianco. Beh, posso sicuramente tentare di fare qualcosa, però vedete, cioè non risolvo il problema. Qui è più efficace andare a lavorare in TSL, cioè tonalità, saturazione e luminanza. Per esempio vado sulla saturazione, clicco sullo strumento modifica selettiva, vado a cliccare e a eliminare, abbassandolo, a eliminare un pochetto la parte del rosso, o meglio dell'arancione e rosso, perché il bello di questo strumento è che lui decide qual è la combinazione dei colori. È anche vero che tutta un po' l'immagine è diventata più sbiadita. Posso in questo caso andare a fare la selezione del soggetto, e una volta che ho fatto la selezione del soggetto posso introdurre magari un po' di temperatura. Ecco, qui andiamo già verso quindi un color grading no, quindi ho, con la color correction ho risolto il problema, adesso con il color grading vado a inserire magari qualcosa di più piacevole alla vista. Il prima e dopo, eccolo qui, quindi chiudiamo le nostre maschere, e anche in questo caso siamo riusciti a risolvere il nostro problema.
Continuiamo con questo nostro esercizio sulla risoluzione dei problemi della Color Collection, via via con immagini più difficili da andare a elaborare. Questa immagine è un'immagine che è molto bella a livello di mood, secondo me, molto dark, perché non ci sono colori, i colori sono pochi, dark mood proprio, ma la dominante sul viso è una dominante che è veramente fastidiosa. Anche in questo caso possiamo tentare di andare a elaborare l'immagine lavorando magari sempre con il pannello TSL, perché posso anche andare a togliere un po' di magenta, ma come vedete, cioè vado a modificare l'immagine ma non risolvo il problema sulla pelle. Anzi, questa color sarebbe anche molto bella in sé, ecco, quindi siamo nella fase del color grading. Noi dobbiamo risolvere il problema di questo rosso magenta sulla pelle, quindi andrei sicuramente in TSL. Andiamo a prendere la saturazione, sempre il nostro bel strumento mirato, di regolazione mirata. Andiamo a diminuire la saturazione e abbiamo sicuramente risolto. Attenzione che abbiamo tolto il rosso della pelle, ma abbiamo tolto anche il rosso delle labbra. Questa cosa è tipica degli interventi su Lightroom. Andiamo su selezione soggetto per cercare di migliorare un pochettino la color di questa foto. Vediamo, ho aggiunto un po' di giallo, metto un pochettino di verde e quindi siamo nella parte del color grading. Ovviamente vado a sottrarre con il pennello l'intervento dove non mi interessa, quindi ad esempio tutta la parte del giubbotto. Vediamo se riesco a togliere tutto per bene, velocemente. Ed ecco che la nostra bella maschera prima e dopo lavora sul viso scaldando un pochettino. Vediamo prima o dopo l'intervento, beh, insomma è assolutamente notevole la differenza. Ti faccio notare anche un'altra cosa, che la mia maschera, io ho il cursore fattore che posso utilizzare per aumentare o diminuire l'intervento che ho fatto prima con la temperatura, appunto, solamente sul viso. Quindi posso andarla anche successivamente a modificare. Questa è veramente una cosa bellissima, prima e dopo, ed ecco la nostra bella immagine con la color correction e anche un pochettino di color grading applicato. Bene, andiamo all'ultima immagine, dove abbiamo assolutamente una situazione, direi, difficile. Cioè, così com'è, se io dovessi risolvere il problema di questa dominante blu, che è stata fatta sicuramente apposta, per carità, però questo è un esercizio, dovessi andare a togliere questa dominante blu, non ci penserei due volte, andrei in Photoshop. Ma questo tutorial è per far vedere cosa possiamo riuscire a fare all'interno di Lightroom. Anche in questo caso non è un problema di temperatura o tinta, perché io posso mettere una temperatura contraria alla dominante che voglio risolvere, quindi in questo caso mettere un giallo per andare ad annullare il blu, ma il problema non riesco a risolverlo del tutto. Anche in questo caso quindi mi conviene andare su TSL per andare a lavorare in modo mirato sul colore. Questo pannello in tonalità, saturazione e luminanza mi permette di lavorare appunto su colori specifici. Vado sempre sullo strumento di regolazione mirata, anche in questo caso sono in saturazione, clicco dove c'è il colore che voglio eliminare e abbasso la saturazione e ho risolto in gran parte quello che era il mio problema iniziale. Andiamo a vedere il prima e il dopo. Cosa è successo un pochettino? Che tutta questa parte qua adesso è un pochettino sotto colore, sottotono, quindi magari andiamo a sistemare con un pennello, ed è cambiata anche lo sfondo, che non potrò più recuperare nello stesso modo, però posso fare sicuramente avvicinare. Quindi andiamo ad esempio sulla maschera, metto un pennello con flusso e densità non troppo alto, anche qui alzo la temperatura per cercare di compensare un attimino il colore che prima mi è andato via. Magari alziamo un pochettino sia il flusso che la densità, in modo da rendere il pennello più efficace. Vediamo se riusciamo a dire che prima e dopo è meglio. Sì, non è moltissimo l'intervento, però c'è. Ok,
Posso anche in questo caso aumentare il fattore e ho risolto abbastanza. Adesso provo ad andare a risolvere il problema del background. Selezione soggetto, ok, vado sui tre puntini, gli dico inverti la maschera, benissimo. Adesso con il riferimento dell'immagine originale, quindi tasto Y, vado a regolare un pochettino lo sfondo, che ha sia un po' di blu che un po' di magenta. Vediamo se ci riesco, non è detto. Se poi non ci riesco, ho anche la possibilità di utilizzare il cursore tonalità, ok, che mi permette di intervenire sui vari colori. Ecco qui, tutto sommato non è male, ok? Posso migliorare ulteriormente con la selezione del soggetto il mio colore del mio soggetto, ma scaldarlo un pochettino, non troppo, perché altrimenti questa parte qui diventa troppo gialla, però direi che il risultato non è niente male. Prima a sinistra e dopo abbiamo risolto. Ed ecco tutte le nostre immagini con le varie regolazioni fatte. Quindi qui abbiamo sistemato il bilanciamento del bianco, qui abbiamo fatto un bilanciamento del bianco più creativo in base alla nostra visione utilizzando temperatura e tinta, qui abbiamo risolto il problema del verde sul viso della ragazza data appunto dalla luce filtrata sulle foglie, qui c'era un grossissimo rossore sulla pelle di questa ragazza, idem su questa, dove abbiamo aggiunto in entrambi i casi anche un po' di color grading per dare un po' di tono alla pelle, e alla fine qui abbiamo risolto invece un problema sicuramente importante, cioè molto difficile da fare in Lightroom, ma grazie alle nuove maschere siamo riusciti a fare un ottimo lavoro che si può in questo caso andare a rifinire in Photoshop senza dover partire da zero, e questo potrebbe essere un successivo tutorial. Bene ragazzi, spero sia stato interessante questo tutorial dedicato alla color correction, perché adesso nei prossimi tutorial andremo invece a lavorare sul color grading, andremo a lavorare su vari strumenti all'interno di Lightroom per creare un mood, per creare un look all'interno delle nostre immagini quando però appunto i colori sono stati corretti. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo tutorial, nel frattempo mettete un like e seguite il canale in modo che mi aiutate a crescere, e ci vediamo alla prossima, ciao!